Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Forse. Allora, forse perché... Allora, ieri abbiamo comprato un SUP da una nostra amica e quindi l'idea di oggi, che siamo a casa, è di andarlo a provare. E visto che non siamo troppo gente da mare, o meglio, siamo gente da mare ma non il mare qua da noi. Ci piace proprio il mare... Bello. Bello, con poca gente, non il classico mare da riviera. E quindi stiamo andando in collina al lago di Quarto, che in teoria è balneabile. E vediamo cosa succede. Esatto, il video è in forse perché probabilmente cadremo in acqua subito, ci congeliamo e torniamo a casa, quindi durerà 30 secondi. Vediamo. Questo era un altro motivo perché non ci piace il mare qui da noi. C'è il fiume di gente che ci va proprio... No, ci piace stare molto più da soli, sperduti. Adesso andiamo a fare un po' di spesa che ci siamo portati dietro il barbecue. Eccoci arrivati, ovviamente con noi è arrivata anche qualche nuvola e un po' di vento. Non siamo super convinti, ma credo sia giunta l'ora. Io vediamo. Agitatissimo. Allora, da seduti sembra andare bene, abbiamo il controllo della vita, però siamo ancora sopra. Voilà. Mi piace. Eccola qua, si è messa in piedi anche lei. Addio e siamo stracontenti dell'acquisto. Adesso dal lago ci siamo spostati al fiume e sembra di essere nella foresta Muffoni. Stiamo risalendo il fiume e in realtà è perfetto per il SUP perché non ha corrente, zero, ed è un sacco bello. E... Allora, noi siamo partiti dal lago di Quarto, in provincia di Forlì Cesena, quindi nella nostra Romagna. E il fiume in realtà dal lago ne arrivano due, quindi noi ne stiamo risalendo uno che il nome però io
non lo so, dopo magari ci guardiamo. E viene voglia di andare avanti all'infinito perché è rilassante, bello. Eccoci, esperienza strapositiva, ci è piaciuto un sacco, ci siamo divertiti. Sì, molto. E nel fiume abbiamo fatto un giro di un'oretta, quindi... Direi che siamo già dei pro. Sì, no. Sì, dai, avevamo paura di non riuscire a stare dritti, invece dai, siamo già riusciti a fare un giretto. Sì, ci sto. Dai, dai, ce lo porteremo dietro nei nostri viaggetti e vedremo di sfruttarlo. Ciao a tutti!